quando si cerca laddove le gambe non possono girare come vorresti. Prodotti illeciti, nuovi, quelli non mancano mai. A venir meno però è l'onestà e il coraggio dei giovani che potrebbero, o forse è meglio dire, avrebbero potuto cambiare le carte. Riccardo Riccò ha incantato, stupito, incollato milioni di italiani davanti alla TV. Celebrarlo, e non solo dagli addetti ai lavori di casa, è stato emozionante, nuovo, bello, sì, bello, perché dopo tanto nero, finalmente è arrivato un personaggio, con la sfrontatezza e la forza nelle gambe, capace di esserlo fuori e in bicicletta. Peccato perché forse era tutto falso, peccato per il ciclismo e per quel sentimento che trascina milioni di persone sulle strade, laddove se si gioca per vincere, bisogna essere onesti. Buonasera da Narbonne, dunque una giornata molto triste per il ciclismo. Riccardo Riccò dalle ore 13 di stamani si trova davanti ai gendarmi, è tuttora in stato di fermo nel paese medievale di Mirepoix. Chiedono a Riccò dove si sia procurato quel sera, quell'eritropoietina di nuova generazione che sarebbe stato ritrovato nelle sue urine al termine della cronometro di Cholet. Alessandra De Stefano ci ricostruisce questa vicenda. Il servizio. Una pioggia fine, impalpabile, accoglie i corridori al villaggio di partenza di La Vélanet. Qualche gendarme di troppo rispetto al solito, ma all'inizio nessuno ci fa troppo caso. Poi nel giro di una mano le voci si inseguono fino a diventare realtà. Riccardo Riccò non parte, positivo al Nirsera, un prodotto nuovo non riscontrabile dai laboratori accreditati dell'Unione Ciclistica Internazionale, ma rintracciabile qui in Francia da poche settimane grazie a un sofisticato sistema messo a punto e voluto dall'Agenzia francese per la lotta al doping. Basta una sola iniezione prima di un grande giro. Costa poco la benzina magica trovata nelle urine di Riccardo Riccò dopo la cronometro di Cholet, ma il prezzo da pagare è altissimo ed è triste, anzi inaccettabile, che un corridore come lui butti via quanto fatto di buono fin qui e al Giro d'Italia, una medicina che uccide lo sport e i suoi personaggi. La sua corsa finisce così, tra i fischi, laddove la gente lo aveva osannato, i giornali incensato, il pubblico accolto come il vero scalatore nuovo, capace di riaccendere il tour. Mentre i compagni vanno via, lasciano la corsa per scelta dei manager e dei direttori sportivi, forse ora la verità dovrebbe dirla soltanto lui. Rimasto in stato di fermo presso la gendarmeria di Mirepoix, dove dovrebbe trascorrere la notte per poi essere ascoltato dal giudice nella giornata di venerdì. Mentre la nota a margine ancora più nera di questa giornata riguarda lo spagnolo Dueñas, già fuori per Epo. Gli sono state trovate sacche di sangue. Davvero di stupidi nel ciclismo non ce n'è mai abbastanza. La Sonia Duval, squadra spagnola, il cui team manager è Mauro Gianetti, si è ritirata in blocco da questo tour. Dunque anche Leonardo Piepoli, il vincitore di Otacam, ha dovuto levarsi il numero dalla schiena. Ma ascoltiamo il dispiacere dei due direttori sportivi di questa formazione, Machin Fernandez e Pietro Algeri. Per me la gente si viste per i piedi. Se lui non ha fatto nulla, deve dimostrare che non ha fatto nulla. E se lui ha fatto qualcosa, penso che lui ha la personalità e il coraggio per dire è fatto o è sbagliato o non è sbagliato o cosa ha fatto. Se è vero, se ha fatto qualcosa, penso che lui ha il coraggio per dirlo e doveva farlo. Quando ho saputo la notizia mi è crollato tutto dentro di me in questo momento. Il mio sentimento è dire, è venuto il momento di staccare, dire basta, perché non riesco a viverlo una batosta così, insomma. No. Ma per me, ho 57 anni, ho sempre vissuto di questo, forse mi fa ancora più male proprio per questo, insomma, per questa passione, quello che vivo dentro di me in questo momento. Un'ora fa qui a Narbonne, conferenza stampa dei capi del Tour de France, ovvero Prudhomme e Patrice Clerc. Sentiamo cosa hanno detto. Pur essendo amareggiati per queste positività, quella di Beltrán, quella di Dueñas e quella di Riccò, non bisogna stupirsi. Quando i controlli funzionano, succede questo. Kibara viene scoperto. Dovete sapere che alla partenza da Brest ho messo in guardia i corridori. Le chiavi del futuro le avete voi, ho detto loro. Mi sembrava di essere stato chiaro, ma c'è sempre qualche stupido che non capisce. Con questa nuova legge francese e i mezzi di rilevazione che abbiamo, ci avviciniamo ad avere una situazione accettabile, un ciclismo finalmente pulito. Non abbiamo la bacchetta magica, ma siamo convinti di essere sulla buona strada.
Riguardo a Ricò, semplice. Alle 12 l'agenzia antidoping francese ci ha comunicato la sua positività. Abbiamo parlato alla squadra e poi i gendarmi hanno fatto il loro dovere. Gianetti, il team manager della Saunier, ha ritirato la formazione di sua volontà. Noi non l'abbiamo obbligato. Il Tour de France, pur nell'imbarazzo generale, oggi ha disputato la 12ª tappa. Una frazione per velocisti e infatti a vincere è stato Mark Cavendish. La sintesi con Davide Cassani. A differenza della mattinata semplicemente terribile, la tappa scorre in modo tranquillo e sereno. 9 chilometri al traguardo, vengono raggiunti 3 fuggitivi rimasti al comando per 100 chilometri. Si trattava di Gérard et Dumoulin, francesi, e dello spagnolo Rossa, dell'Euskaltel. Siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro, le squadre dei velocisti pronte per lanciare i loro uomini più veloci. Marco Velo si porta al comando a 800 metri dal traguardo, ma è De Jonga della Quickstep che cerca di lanciare il proprio capitano, Stegman. Ma è sempre lui, Cavendish, che prende il comando a 220 metri dal traguardo e per gli altri c'è solo la possibilità di un buon piazzamento. Terza vittoria di tappa al Tour, secondo battuto Chavanel, ma rivediamo con questo rallenti la volata poderosa di Mark Cavendish. Non ha rivali. Al secondo posto Sébastien Chavanel, non ce la fa Ushov, si pianta negli ultimi 50 metri come quasi tutti gli altri. Sesto posto per il nostro Francesco Chicchi. Questa è la nuova classifica generale dopo la squalifica di Riccardo Ricò, la 10ª posizione di Vincenzo Nibali in maglia bianca. Nelle prossime ore capiremo di più su questo caso Ricò. Capiremo se e quando verrà e se avrà voglia il modenese di raccontare la sua verità.